Salve a tutti amici youtubers, bentrovati dal vostro creatore Giorgio 64 e benvenuti in una nuova puntata sul calciomercato invernale 2016. In questo video parleremo per la prima volta di una cessione in casa giallorossa, e cioè l'ivoriano Cossi Gervinho, che dopo 2 anni e mezzo in maglia giallorossa se ne va e va direttamente in Cina, in una squadra che adesso, vi giuro su Dio, non riesco neanche a nominare. Comunque, a parte gli scherzi, voglio parlarvi di questa cessione e dirvi cosa ne penso io. Allora, diciamo la verità. Tutti quanti, quando è partito Garcia, pensavamo che il primo giocatore che se ne sarebbe andato sarebbe stato lui. Però io sinceramente, in fondo, pensavo che il giocatore fosse un minimo più professionale. Invece da quando è andato via Garcia, praticamente non si è mai allenato. Alcuni dicono perché doveva recuperare un infortunio, alcuni dicono altri motivi. Ma secondo me, praticamente, appena è andato via Garcia, lui se ne è voluto andare. E questo è stato un atteggiamento, secondo me, non molto professionale. Anche perché comunque tu prendi milioni. Sei in una squadra, non puoi dipendere soltanto da un allenatore. Se tu giochi per una squadra, dovresti impegnarti sempre per quella squadra, indipendentemente dall'allenatore che ti trovi ad allenarti. Può trovarti meglio con uno, può trovarti peggio con un altro, però comunque se tu sei un professionista ti impegni e dai il massimo con qualsiasi allenatore ti trovi davanti, e questo purtroppo in questo caso non è successo. Quindi Gervinho che se ne va via dopo 2 anni e mezzo un po' altalenanti, perché se guardiamo la prima stagione era stata strepitosa, probabilmente era stato il giocatore migliore della rosa insieme a Strootman e anche a Maicon, diciamo questi erano i giocatori chiave di quella stagione. La stagione dopo invece fu uno dei peggiori. Fino alla partenza nella Coppa d'Africa si era comportato decentemente, cioè non aveva segnato praticamente mai, però comunque aveva giocato delle partite sufficienti. Dal rientro della Coppa d'Africa aveva fatto veramente schifo, sia lui che Dumbia avevano fatto delle prestazioni veramente allucinanti, ma Gervinho soprattutto era sembrato completamente fuori forma e sembrava quasi che non fosse più capace di giocare a calcio, come se la Coppa d'Africa l'avesse completamente spento. Infatti nel calciomercato estivo era uno dei giocatori più indiziati ad andare via, però alla fine aveva deciso di rimanere. Le prime partite non gli avevano dato ragione, le prime partite dimostravano che Gervinho era ancora il cocco di Garcia e anche se giocava non riusciva mai a dare un contributo. Dopo il primo gol in campionato contro il Carpi però sembra che si era svegliato, infatti da quel gol in poi Gervinho continua a giocare sempre molto bene, fece dei gol strepitosi, ne ricordo uno bellissimo col Palermo che in quella partita fece pure una doppietta, diventò l'anima di quella Roma che fece tante vittorie consecutive e si rialzò in campionato. Dopo qualche partita però anche lui è cominciato a scendere un pochino sul livello delle prestazioni e purtroppo dopo il derby si è infortunato e non l'abbiamo visto per diverse settimane. Da rientro dall'infortunio però sia lui che Salah non sono praticamente stati più gli stessi, non sono più riusciti a fare delle partite sufficienti, sempre molto contratti, sempre non riuscivano a giocare bene, a dimostrare tutto il loro potenziale, e alla fine nel calciomercato invernale il primo che se ne andrà via sarà Gervinho. Cessione ovviamente aumentata dal fatto che Garcia è stato esonerato. Da una parte mi dispiace che vabbè un giocatore come lui, perché diciamo è un giocatore particolare, di quelli a cui ti ci affezioni, perché sono comunque giocatori quelli che tutti sorridenti, che corrono, che... diciamo che comunque guardando il livello tecnico Gervinho non è un fenomeno. Non è assolutamente un fenomeno, lui è molto veloce, ha anche un buon dribbling, però tecnicamente è molto molto scarso. E se devo dire la verità, se dovessimo prendere Perotti, cosa molto probabile, al posto di Gervinho, secondo me da una parte ci guadagneremmo, perché magari Perotti non è veloce come Gervinho, però comunque guardando la tecnica, guardando il dribbling e tutte queste caratteristiche, Perotti è un passo avanti rispetto a Gervinho. E secondo me diciamo che Perotti è più funzionale al gioco di Spalletti, perché Spalletti non ci faceva niente con due giocatori identici come Salah e Gervinho. Invece tiene il giocatore che secondo me ha molte più potenzialità, mandavi un giocatore che non si voleva impegnare e non voleva stare più con la Roma e ne prende uno che magari non è veloce come Gervinho, però comunque è più adatto al suo gioco. Alla fine io Gervinho non l'avrei tenuto, perché qualcuno dice mandiamo via i più forti, perché li mandiamo via, però se un giocatore vuole andare via è inutile che tu lo trattieni a forza, può essere più forte di sto mondo, ma se un giocatore gioca contro voglia non potrà mai dare il massimo di sé, anzi sarà soltanto una cosa negativa per la squadra e per se stesso, per la squadra perché ovviamente i risultati andranno male, per se stesso perché così si svaluterà e non potrà mai andare in una squadra di livello, perché continuerà a giocare sempre male e dopo non lo vorrà più nessuno. Alla fine noi ci guadagniamo sui 15 milioni di totali, che comunque è una buona possibilità rispetto a quanto l'abbiamo acquistato con l'Arsenal. Speriamo che vengano reinvestiti bene questi soldi, sembra che arriverà Perotti e secondo me prendere El Shaarawy e Perotti al posto di Iturbe e Gervinho è sicuramente un gran miglioramento. Per Iturbe soprattutto dal punto di vista tecnico, perché El Shaarawy è molto più forte di Iturbe. Per Gervinho alla fine io preferisco mille volte un giocatore che magari pecca su alcune caratteristiche rispetto a un altro, ma che comunque si impegna, piuttosto che magari un giocatore che rimane qua contro voglia e gioca male. Quindi se Gervinho se ne vuole andare via è giusto che l'abbiamo mandato via, e secondo me ci abbiamo guadagnato attualmente
il massimo di soldi che ci potevamo guadagnare. Adesso, come ho appena detto prima, speriamo che vengano reinvestiti bene, magari per qualche acquisto in difesa che ci permetta così di avere dei ricambi adeguati. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa cessione, fatemi sapere se siete dispiaciuti o se comunque pensate che sia stata una mossa giusta da parte, della società. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro creatore giallorosso94. Ciao ragazzi!